Beh, intanto partiamo dal video, è un documento pazzesco, drammatico, inedito, voglio dire, Sandra, mai, mai abbiamo visto una difesa di qualcuno accusato di stupro così plateale, così mediatica, così trascinata dentro la foga di un'invettiva. Io ho provato rabbia, ho provato pena. Ho provato pena per Grillo perché mi colpisce quel tono strozzato, quel senso di disperazione, non importa se riprodotto, causata da 2 anni di pentola di ebollizione, però quella è disperazione. Quindi la rappresentazione della disperazione è disperazione. Però poi ho provato rabbia perché ho pensato a questa ragazza che si è trovata bombardata, trascinata su pubblica piazza mediatica e poi crocifissa. E allora prima cosa che mi sono chiesto è: chi difende lei? Eh? Chi è che riesce a difendere una ragazza dagli stilemi più classici della denigrazione delle vittime? E quindi è andata in kitesurf, e quindi figurati, erano tutti, si stavano divertendo. Anche l'immagine così apparentemente sdrammatizzante ma violenta dei quattro ragazzi col pisello di fuori, scusate il termine, quanto è violenta per una vittima che non ha detto nulla, che ha sopportato in silenzio e che si trova improvvisamente trascinata nella scena e trafitta, perché è Ecco, perché considerata c'è ancora stato una un volta come una silenzio anche delle simulatrice. vittime in questa vicenda, no? Per Io cui che fa voglio ancora le donne dei 5 contrasto Stelle, con Alessandra, questo su questo improvviso. proprio noi dobbiamo andare alle donne dei 5 Stelle e dire: voi di che cosa avete parlato in questi anni? Io voglio chiedere, ma anche onestamente, perché ho visto un comunicato di Lucia Taver della Paola Taverna Taverna. che solidarizza di fatto con Grillo. Voi da che parte state? Con la donna trascinata su pubblica piazza con le argomentazioni più antiche, vetuste e oscene, cioè questi si stavano divertendo, lei era consenziente e poi è anche andata a fare kitesurf, oppure con la storia di questi anni e ci dice che le donne denunciano dopo perché una violenza è una ferita che comunque devi rimarginare, metabolizzare, che neghi dentro di te, soprattutto quando parti da una zona d'ombra all'inizio, cerchi di proprio nascondere a te stessa quello che hai subito. La seconda cosa, un po' lo diceva benissimo Marco da Milano, sarà da domani in tutte le agende, mentre prima non c'è stata. Perché questa collisione oscena di invettiva pubblica da parte di uno che non è Pinco Pallino, è leader di un partito di maggioranza di governo. Quindi immaginate se Aldo Moro avesse fatto un'invettiva a difesa di un accusato e contro una donna. Immaginiamo se lo avesse fatto chiunque di questi anni. Non è mai accaduto, quindi questo è un precedente gravissimo. Infine, un'ultima cosa di cui io forse non sono d'accordo con Marco, è che non credo che la scelta di Grillo di andare al governo sia stata dettata da questo episodio, almeno non abbiamo gli elementi, non ho gli elementi. Io penso che quello sia stato un percorso parallelo, che a Bibona abbia comandato un senso di ragion di Stato, di dignità ferita del Movimento 5 Stelle per quello che aveva fatto la Lega. Non lo so, forse domani uscirà un retroscena, però quello che vedo, cioè la scena prima del retroscena, mi basta per dire che siamo di fronte a qualcosa di vergognoso, di violento e di senza precedenti. A chiunque abbia il dubbio, no? E oggi pensi a quel padre ferito, dico: pensate alla ragazza che non ha nessuno che la difende, si trova mediaticamente Chiaro. bollata con il marchio d'infamia, con la lettera scarlatta che ti dice che tu sei sostanzialmente una simulatrice, una bugiarda, una che rivendica una violenza e invece stava lì a divertirsi con quattro ragazzi col pisello di fuori. Allora, Francesca Nava, su questa vicenda e anche se